Amici di Safe Drive, ben ritrovati in studio, terzo e ultimo blocco di questa puntata, dove abbiamo deciso di trattare un tema molto da vicino, che è quello legato al mondo delle concessionarie. Per farlo abbiamo invitato una realtà che opera nel settore milanese, copre poi altre province sempre all'interno della regione Lombardia, che però conosce bene perché fa da tanti anni questo mestiere, la concessionaria Fratelli Giacomel. Con loro andremo a scoprire tante curiosità e come si sta evolvendo questo mondo legato alla vendita delle auto, che passa da non solo la transizione energetica che ben conosciamo, ma da tanti altri tasselli che andiamo ad approfondire appunto insieme con i nostri ospiti. Vado a salutarli. Innanzitutto un saluto e un ringraziamento per essere qui con noi ad Alberto Giacomel, direttore generale di appunto Fratelli Giacomel. Buonasera Alberto. Grazie, buonasera a tutti i telespettatori. Con Alberto Paolo Marcellini, che è responsabile dell'usato e del remarketing sempre per Fratelli Giacomel. Grazie, buonasera a tutti. Ciao Paolo, grazie a te. Con noi in questo viaggio l'amico direttore di Ride and Drive Experience, Maurizio Toma. Ciao Maurizio. Ciao Alessio, grazie dell'ospitalità. Grazie a te. Maurizio, vorrei partire da te. Facciamo un attimo le cose in maniera un po' maleducata, ma in maniera anche simpatica. Dicevo proprio in questa brevissima apertura, sta cambiando il ruolo delle concessionarie in Italia, ma non solo in Italia, per tante ragioni, no? Perché il modello di business evidentemente si va a stravolgere per determinate dinamiche, chiaramente legate soprattutto al cambiamento di rotta imposto un po' da questo famoso traguardo del 2035 che imporrà sul mercato solo vetture elettriche, ma anche per tante altre ragioni, prime fra tutte l'avvento anche del digitale, che chiaramente sta cambiando anche questo fenomeno. Qual è il tuo punto di vista? Come stai vivendo questa fase così decisiva, no? per chi lavora in questo settore? Ma sai, io la vivo con curiosità, ma con un certo distacco, perché non è il mio mestiere, faccio l'osservatore. Come un'apprensione, direi. Esatto, per fortuna dormo sonni tranquilli in questo senso. Però è chiaro che il mondo sta cambiando molto rapidamente e anche la rete commerciale dei vari costruttori ovviamente deve in qualche modo reinventarsi da venditori di prodotto, di veicoli, a fornitori di servizi di mobilità, perché alla fine, in buona sostanza, credo che sia questa la funzione che sempre più assumeranno anche le concessionarie di automobili, che non saranno più vere e proprie concessionarie, ma che come dire, forniranno all'utente finale tutta una serie di servizi di mobilità che possono passare attraverso la proprietà, ma il noleggio, la condivisione e via discorrendo. Per cui sta cambiando davvero moltissimo e per loro credo che sia anche estremamente complicato. Certo, estremamente complicato, però Alberto, a telecamere spente mi parlavi di anche una serie di opportunità, cioè quindi anche una visione come dire, anche propositiva, no? di questa situazione, di una situazione dove l'evoluzione porterà anche probabilmente appunto delle opportunità. Esatto. Confermo, grazie, condivido il pensiero e lo rafforzo, perché negli ultimi 10-15 anni c'è stato un cambiamento, un'evoluzione importante nel luogo della concessionaria. Da venditori, io lo chiamo, di solo ferro, siamo passati assolutamente a venditori di servizi, quindi si è aperto, io lo chiamo, l'universo dei servizi della concessionaria, perché sono cambiate le metodologie di acquisto, quindi si sono sviluppati dei servizi finanziari particolari, ad hoc, quindi finanziamenti con valori futuri garantiti, con sicurezza, con costi di guida, per poi passare al noleggio, inizialmente a lungo termine, poi a medio e a breve termine. Sono tutti servizi che dobbiamo avere nel nostro panel presente e futuro, per poi completare anche sicuramente con il car sharing, visto che noi siamo in orbita di una città come Milano e quindi dobbiamo sicuramente andare a guardare in tal senso. Quindi assolutamente c'è un'evoluzione importante e dobbiamo bilanciare anche poi la parte fisica, la parte digitale, quindi nei contatti della nostra clientela. Io penso che nella nostra concessionaria fino a 6-7 anni fa avevamo una persona che gestiva marketing, oggi siamo quasi 30 addetti che gestiscono marketing e BDC, quindi contatti con il cliente. Quindi questo giusto bilanciamento tra digitale e fisico è fondamentale, quindi grossa evoluzione negli ultimi anni, te lo confermo. Questo tassello, no? Questo confine di linea di demarcazione tra chi vende e chi compra è cambiato, no? Perché al di là del fatto che chi entra oggi in una concessionaria è sicuramente molto più preparato, perché gli strumenti sono molto più accessibili, no? Per poter
scoprire quali sono le peculiarità di un prodotto, no, che, a cui si rivolge un pensiero, però è cambiato anche per tante altre ragioni, credo, no? Assolutamente, quindi io lo dico sempre, oggi dobbiamo essere physical, quindi dobbiamo veramente unire il contatto digitale, che è fondamentale, perché ormai i clienti con i media hanno un accesso delle informazioni che sono, ne sanno evidentemente quasi più di noi, quindi noi dobbiamo avere una specializzazione sui singoli prodotti e sulle singole marche, che è veramente si è evoluta in maniera importante rispetto a qualche anno fa, e il cliente ne sa molto. Dobbiamo essere pronti a far scattare il wow già subito sulla parte digitale, sul contatto digitale, e poi dare un'esperienza fisica, guidarlo con un'esperienza fisica, perché comunque la visione, il touch della vettura, il test drive, alcune cose poi assolutamente le vogliono vedere, toccare, poi sicuramente La credibilità che deve avere la concessionaria, quindi è importante, fondamentale. Certo. Quindi dobbiamo mixare questa parte digitale e questa parte fisica, è fondamentale per il successo e per il nostro futuro. Paolo, tu ti occupi di una parte all'interno della struttura dei Fratelli Giacomo, che è legata al mondo appunto del remarketing e dell'usato. Esatto. Mi soffermerò un attimo sulla parte dell'usato, perché seguendo anche un po' il ragionamento di Maurizio, ma anche di Alberto, l'usato oggi rappresenta direi un tassello molto, cioè uno sguardo molto interessante, no? Da cui partire per fare dei ragionamenti. Sì, indubbiamente l'usato negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni, è passato da essere un po' il fegato delle aziende, perché dove venivano transitate le vetture solo in permuta vecchie, oggi è diventata una parte di business fondamentale per l'azienda stessa. Quindi fa parte di un 30% circa del fatturato, 25-30% del fatturato dell'azienda stessa, e noi siamo strutturati ad oggi con 2 programmi molto importanti. Uno è Audi Prima Scelta Plus, di cui abbiamo una dimostrazione, certo, anche fisica, e uno è da Svelte Auto, che si occupa delle altre marche del gruppo Volkswagen, quindi Volkswagen, Seat e Skoda. Sono programmi che abbiamo sposato circa 7-8 anni fa insieme alle case madri, dove andiamo a garantire all'utente finale una vettura con accurata scheda tecnica di ripristino, quindi 110 punti di controllo, e una vettura assolutamente ispezionata sia a livello qualitativo che a livello meccanico. Cioè, per intenderci, la vettura che abbiamo alle spalle è usata, no? Giusto, esatto, esatto. Per andare sul concreto. Sembra nuova, ma è usata. Maurizio, si parla anche spesso, no, di un parco circolante in Italia che è tra i più purtroppo vetusti in Europa, ma anche se guardiamo anche verso ormai le nazioni ricche, no, dell'Asia, probabilmente si può fare lo stesso termine di paragone in negativo. L'usato però rappresenta anche oggi una variante interessante in un momento di mercato dove, quando si va a acquistare la vettura, non me ne voglia Alberto, però i tempi di consegna sono piuttosto lunghi. Beh, i tempi di consegna di quest'ultimo periodo sono straordinariamente lunghi, sono eccessivamente lunghi, e infatti in qualche modo credo anche loro abbiano un polso preciso della situazione. Questo scoraggia in parte anche l'acquisto del nuovo, perché talvolta il cliente è abbastanza, come dire, demoralizzato di fronte a tempi d'attesa di 12-15 mesi, perché siamo a questi livelli su alcune marche, su alcuni prodotti. Ma il problema dell'usato nasce anche dal fatto che una parte dell'utenza italiana difficilmente riesce ad accedere al nuovo, perché ormai i costi sono comunque molto importanti. E quindi rivolgersi a un usato che sia in qualche modo garanzia di serenità, per cui uno sa che compra una vettura usata che non lo lascerà a piedi domani, è molto importante. E bene ha fatto per un certo periodo anche il governo a creare un incentivo sull'usato, per cui rottamando le vetture più inquinanti e accedendo alle vetture più recenti, anche se usate, quindi parliamo di Euro 6, eccetera, eccetera, si poteva accedere appunto a un incentivo. Questa è stata una mossa stranamente intelligente. Vi prego di smentirmi se ho torto, però osservo un dato. I costruttori europei in generale hanno questa grande difficoltà a consegnare le vetture nuove. E il mercato in Italia va molto male, ma in tutta Europa certamente non si vive un momento florido, eppure tu guardi i bilanci e tutti i costruttori hanno bilanci quanto mai positivi, spesso con incrementi di ricavi e soprattutto di utili rispetto al passato. Allora bisogna anche farsi qualche domandina, nel senso, se questi vendono meno macchine,
fanno fatica a consegnarle, il mercato è in crisi, com'è possibile che guadagnino di più? La spiegazione per un povero profano come me è che evidentemente i prezzi sono arrivati a un livello tale, il margine di contribuzione, probabilmente non per il concessionario, ma per il costruttore, è tale, soprattutto sulle vetture di nuove tecnologie, da garantire comunque un bilancio, certo, appunto, certo, positivo. Tutto questo che cosa comporta? Comporta che si sta rendendo l'automobile media un privilegio per pochi. Il problema è questo, l'automobile sta diventando un privilegio per pochi, perché pochi sono, certo, quelli che normalmente possono investire, diciamo, dai 35-40 mila euro in su per sostituire la vettura. Perché ormai, voglio dire, anche una vettura media ha quel tipo di costo lì. Certo. E questo crea un bel problema, che, voglio dire, a monte ancora del modello di business che cambia. Perché se tu sezioni il mercato e lo rendi inaccessibile per una larga parte della popolazione, devi riconsiderare tutto. E, inciso, calmi col Fit for 55 e 2035, perché faremo dei gran passi indietro, vedrai. Alberto, sì, diciamo, non mi intrometto. Dicevamo prima, evidentemente ci sono stati dei cambiamenti, come dicevo, negli ultimi 15 anni nella vita della concessionaria, e li abbiamo superati, siamo comunque mediamente noi pronti al cambiamento, perché è nel mio DNA, quindi io sono assolutamente pronto a cogliere le opportunità che ci verranno a creare. Non possiamo cambiare scelte strategiche, quindi possiamo solo capire di ottimizzarne gli effetti, evidentemente. Come interpretarle e come ottimizzarle. Tanto una cosa non cambia, ci sarà sempre, c'è sempre il cliente al centro, c'è sempre il consumatore che sarà il nostro faro, e quindi dovremo concentrare tutti gli sforzi, poco importa chi della filiera, ma dovremo concentrare gli sforzi sul cliente. Il cliente sarà veramente sempre, dal 68 quando ha iniziato mio papà, e a oggi e nel futuro sempre al centro di ogni scelta, e sarà quello che deciderà, e noi dovremo veramente guardare verso di lui, indipendentemente poi dalla formula contrattuale che ci metteranno di fronte. Quindi, certo, io sono per attendere il cambiamento e per assolutamente cercare di governarlo. Quindi sicuramente quello che posso dire sulle auto nuove, questo evidentemente è uno scenario che nel breve periodo, medio o medio periodo, succederà. Noi come azienda concessionaria ci stiamo preparando concentrandoci sui business usato e sul business del post vendita. Quindi il business usato e il business post vendita sono elementi fidelizzanti fondamentali, e quindi noi dovremo concentrarci molto bene, perché una parte dei ricavi della concessionaria aumenteranno, certo, in queste due, certo, business unit, assolutamente. Paolo, qual è la forbice in termini di posizionamento costo, a livello generale intendo, di una vettura usata rispetto a un nuovo, cioè in termini percentuali? Che tipo di saving si può fare su, allora, questo modello? Allora, si può fare sicuramente un saving importante a livello generale. Sicuramente negli anni scorsi, dove c'era tanta produzione, dove c'era tanto chilometro zero, il saving, la forbice era molto più larga, perché avevamo necessità di smaltire vetture. Oggi il nostro mantra non è smaltire vetture, ma è servire i clienti più possibili. Quindi non è tanto e solo esclusivamente il prezzo che oggi fa da padrone, come lo ha fatto negli anni precedenti, certo, ma è la disponibilità di prodotto e la disponibilità di vettura subito pronta a consegna o in tempi molto, molto brevi. Quindi c'è un valore aggiunto che fa battere un po' la barriera. Il valore aggiunto che fa battere un po' la barriera, e poi comunque si parla sempre di un 10-12-15% di forbice di saving sullo stesso tipo di vettura, alle stesse condizioni. Ecco, Alberto, poi un altro tema direi centrale è che nell'evoluzione, no, del vostro mestiere, siete passati dall'essere dei rivenditori di automobili o nuove o usate, ma anche a dei modelli di riferimento nell'offerta, questo lo diceva anche all'inizio Maurizio, di servizi, no, legati al post vendita, ma non solo, perché poi, ecco, la vostra realtà in termini proprio di offerta, non solo la vostra, ma chi proprio fa il vostro lavoro, è cambiata.
si è trasformata, no? Perché si dovevano probabilmente trovare altre strade anche per rendere redditizio una realtà imprenditoriale. Confermo, assolutamente sì. Come dicevo prima, fino a qualche anno fa il business fatto 100, il panel dei ricavi, la parte del leone la faceva la vendita delle auto nuove, ma adesso si sta rimescolando già tutto e ribadisco che la parte di rafforzare la parte after sales, la parte usato, la parte dei servizi finanziari e assicurativi e nella parte after sale intendo la parte officina, la parte carrozzeria, perché poi noi abbiamo la peculiarità che i miei genitori sono nati carrozzieri, i miei zii, quindi veniamo dalla parte carrozzeria, proprio dalla riparazione, quindi è fondamentale, lo dico sempre, la prima macchina la vende il post vendita, la vende evidentemente, quindi è fondamentale, è uno strumento di loyalty, di fidelizzazione importante l'after sales, quindi peserà assolutamente molto molto di più anche in futuro e quindi il panel dei servizi a 360 è fondamentale, fondamentale. C'è proprio un grande impegno nella formazione, perché poi stiamo parlando di un settore che si è talmente rivoluzionato in poco tempo che no, diventa importantissimo stare al passo con i tempi e capire dove si devono mettere le mani banalmente. Te lo confermo, avremo la fortuna di vivere il passaggio dall'endotermico all'elettrico e tutto ciò che ne deriva, ne comporta a livello di assolutamente formazione, sia dei tecnici di officina, noi siamo uno dei pochi centri in Italia che possono intervenire anche sulla parte batterie, abbiamo iniziato con un paio di tecnici, siamo già a 5 tecnici che possono intervenire con lo smontaggio delle batterie, la riparazione anche delle batterie, quindi è fondamentale la parte formativa sia per la parte after sales che per la parte vendita, quindi il luogo delle concessionarie del futuro devono essere anche dei luoghi esperienziali, dei luoghi formativi, quindi dove possiamo, diciamo, agevolare per il consumatore il passaggio dall'endotermico all'elettrico, spiegando le peculiarità, spiegando come cambia lo stile di guida, come cambiano le caratteristiche, è importante, insomma è un servizio che dobbiamo dare, poi il cliente te lo riconosce sicuramente. Certo. Siamo quasi agli sgoccioli, però Maurizio, volevo un attimo riprendere un tema che abbiamo trattato prima legato al discorso del digitale, no? Perché qua si vive un'epoca nella quale ormai si parla chiaramente di virtuale, metaverso, quindi ci immaginiamo un domani di metterci un Oculus e comprare un'auto attraverso il metaverso. Come la vivi questa cosa? Ma come dire, una tragedia ineluttabile, nel senso, sai, per uno della mia età, appassionato, un car guy si direbbe, appassionato di automobili e di motori in generale, che le cose ha sempre amato vederle, toccarle, provarle, eccetera, eccetera, l'idea di mettere uno schermo sul viso e comprare un oggetto attraverso questo tipo di esperienza un po' mi inquieta, però voglio dire, è il progresso, il futuro va in quella direzione, alla fine se funziona, perché no? Però l'auto, Alberto, poi alla fine bisogna sempre provarla prima di acquistarla, quindi sì, voglio dire... La componente fisica, i contatti digitali evolveranno sicuramente, ne vedremo sicuramente delle belle, ma poi la parte fisica, la parte di contatto, la parte di showroom, la parte emozionale, la parte touch... La consegna, la consegna stessa. La consegna stessa, che è un momento, l'evento consegna. L'evento anche consegna. Perché non può venire nel virtuale la consegna. No, fortunatamente non ne vedo a breve, insomma, gli sviluppi, quindi no. Grazie, in bocca al lupo ad Alberto Giacome, direttore generale di Fratelli Giacome. Grazie a tutti, grazie. Un saluto a Paolo Marcellini, lo ricordo, responsabile dell'usato e del remarketing di Fratelli Giacome. Grazie Paolo di essere stato con noi. E un saluto chiaramente e ringraziamento anche all'amico Maurizio Toma, direttore di Ride and Drive Experience. Grazie a te Alessio. Un saluto anche da parte mia, siamo in chiusura, puntata 654 che giunge al termine, ci vediamo settimana prossima sempre qui a Safe Drive. Ciao!